Confesso che la presenza del maestro Cai Gokyang qui al MAN di Napoli è per noi un onore enorme. Significa entrare in contatto con la creatività massima cinese in un momento in cui il nostro museo ospita anche l'antica Cina. È dunque un anno rivolto alla Cina che parte dal 2000 a.C. e arriva alla contemporaneità. La genialità del maestro si estrinseca nell'aver costruito una storia prima della mostra, una nuova eruzione e dall'eruzione nuovi prodotti primigeni, nuove creazioni primigeni, quindi statue che provengono dal fuoco, teli che accolgono, diciamo così, gli effetti dell'esplosione, rivisitazioni di statue e di affreschi che provengono da Pompei, filtrati proprio da questo mix fuoco d'artificio e esplosione. E d'altra parte il fuoco d'artificio è arte pirotecnica e quindi, come dire, si chiude questo cerchio ideale che attraverso due eruzioni a distanza di 2000 anni hanno prodotto un'arte antica e un'arte moderna ispirata all'antico. Turisma, la mostra internazionale del turismo che si tiene a Firenze, ci sarà uno stand specifico della Cina dove noi presenteremo tutte le nostre attività. Cina per noi è l'arte antica, è l'arte contemporanea, ma è anche inclusione, nel senso che il museo ha preparato molti progetti per delle visite permanenti nelle sale museali tradotte in cinese, quindi con guide in cinese del museo, ma la Cina per noi è anche esportazione di mostre. Le tante mostre di Pompei che si sono succedute tra Pechino, Chengdu, Canton, e quindi, e per concludere, anche la nuova convenzione che abbiamo stipulato con la regione del Sichuan, che vedrà arrivare in Cina una grande mostra sulle oreficerie dei romani e un'altra grande mostra sulla Magna Grecia. Noi crediamo che la dimensione culturale debba abbracciare anche la dimensione politica. La Cina è un protagonista della politica internazionale. Il nostro museo vuole dialogare con il primo colosso mondiale. Questa mostra fa parte di un mio progetto che si chiama Il viaggio di un uomo nella storia dell'arte. Questo progetto è diviso in diverse parti. Avevo già fatto negli anni scorsi la mostra al Museo Pushkin di Mosca, poi a Prado da Madrid, l'ultima a Firenze, agli Uffizi, e questa è l'ultima tappa a Napoli. Pompei è, diciamo, l'origine delle antiche civiltà, la civiltà romana e greca. Perciò ho scelto questo posto, diciamo, che rappresenta per eccellenza la civiltà antica. Allora, a differenza degli altri musei che conservano maggiormente le opere, per esempio i ritratti, le pitture dei pittori, degli artisti, il museo archeologico ha conservato anche tantissimi scavi, diciamo, dei Pompei, le rovine archeologiche, diciamo, anche, tra cui anche oggetti di vita quotidiana, dei materiali come vetro, la ceramica, la seta, diciamo i materiali che hanno a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, anche il marmo, eccetera, eccetera. E ho tentato di disegnare sempre con la polvere da sparo su questi materiali qui. Il museo non deve essere considerato come un posto lontano dalla vita di tutti i giorni della gente. Non è un posto che conserva gli oggetti di tantissimi secoli fa, lontani quindi dalla vita di oggi. Infatti attraverso la mia mostra credo che il pubblico possa trovare un incontro, uno straordinario incontro tra l'arte e la vita, tra il passato e il presente. Quindi invito caldamente tutti i napoletani, gli italiani e i turisti stranieri a venire a visitare la mia mostra. Grazie.